Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Cielo così in terra.
sinceras, sanctifice tur nome tu, ad veniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, scritti di Luisa del 24 agosto 1915. Nel volere divino prendono posto, le virtù prendono posto nell'ordine divino. Invece, fuori di esso, nell'ordine umano, che sono soggette a stima propria, a vanagloria, a passione. Oh, quante opere buone, quanti sacramenti frequentati sono da piangersi dinanzi a Dio e da ripararsi, perché vuoti del divino volere e quindi senza frutti. Volesse il cielo che tutti comprendessero la vera santità. O come tutte le altre cose scomparirebbero. Quindi molti si trovano sulla via falsa della santità. Molti la mettono nelle vie pratiche di pietà e guai a chi risposta. O come si ingannano. Se i loro voleri non sono uniti con Gesù e anche trasformati in Lui, che è continuata preghiera, con tutte le loro pie pratiche, la loro santità è falsa. E si vede che queste anime passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti, a seminare discordie ed altro. Oh, com'è disonorante questa specie di santità. Altri la mettono nell'andare in chiesa, nell'assistere a tutte le funzioni, ma il loro volere è lontano da Gesù. E si vede che queste anime poco si curano dei propri doveri. E se vengono impedite si arrabbiano, piangono, cosicché la loro santità se ne va per aria, se ne lamentano, disubbidiscono, sono le piaghe delle famiglie. Oh, che falsa santità! Altri la mettono nella confessione frequenti, nelle direzioni spirituali minute, nel fare scrupolo di tutto, ma poi non si fanno scrupolo che il loro volere non corre insieme col volere di Gesù. E guai a chi le contraddice. Queste anime sono come palloni gonfi, che appena si fa un piccolo buco esce l'aria e la loro santità va in fumo e va a terra. Questi poveri palloni hanno sempre da dire, sono al più portati alla mestizia, vivono sempre nel dubbio e quindi vorrebbero un direttore per loro che in ogni piccola cosa li consigli, li rappacifichi, li consoli, ma subito dopo sono più agitati di prima. Mi è scappata una risata perché da prete sta facendo 200 fotografie. Povera santità, com'è falsificata. Vorrei le lacrime del mio Gesù per piangere insieme con Lui su queste santità false e far conoscere a tutti come la vera santità sta nel fare la divina volontà e vivere nel divino volere. Questa santità getta le radici tanto profonde e non c'è pericolo che oscilli, perché riempie terra e cielo e dovunque trova il suo appoggio. È ferma, non è soggetta ad incostanze e a difetti volontari, attenta ai propri doveri, è la più sacrificata e distaccata da tutti e da tutto, anche dalla stessa direzione spirituale. E siccome le radici sono profonde, si eleva tanto in alto che i fiori e i frutti sbocciano nel cielo ed è tanto nascosta in Dio che la terra poco o nulla ne vede di quest'anima. Il volere divino la tiene assorbita in sé. Solo Gesù è la vita, l'artefice, la forma della santità di questa invidiabile creatura. Non ha niente di suo, ma tutto in comune con Gesù. La sua passione
È il divino volere, la sua caratteristica è il volere del suo Gesù e il fiat è il suo motto continuo. Invece la povera e falsa santità dei palloni è soggetta a continue incostanze. E mentre pare che i palloni della loro santità si gonfino tanto che pare che volino per aria e a una certa altezza, tanto che molti gli stessi direttori ne restano ammirati, subito ne restano disingannati. Per far sgonfiare questi palloni basta una umiliazione, una preferenza usata dal direttore a qualche altra persona, credendo ciò un furto per loro, credendosi le più bisognose. Quindi, mentre fanno scrupolo delle sciocchezze, giungono poi a disubbidire. E la gelosia è il tarlo di questi palloni, che rodendoli il bene che fanno, li va tirando l'aria e il povero pallone si sgonfia e cade a terra e giunge a imbrattarsi di terra. E allora si vede la santità che c'era nel pallone. E che cosa si trova? Amor proprio, risentimento, passione nascosta sotto aspetto di bene. Come per avere occasione di dire qualcosa, si sono fatti il trastullo del demonio. Trastullo del demonio. Sicché di tutta la loro santità non si è trovato altro che una massa di difetti, apparentemente mascherati di virtù. E poi chi può dire tutto? Lo sa solo Gesù i mali peggiori di questa santità falsa, di questa vita devota senza fondamento perché appoggiata sulla falsa pietà. Queste false santità sono le vite spirituali senza frutto, sterili, che sono causa di far piangere chissà quanto il mio amabile Gesù. Sono il malumore della società, il cruccio degli stessi direttori e delle famiglie. Si può dire che portano presso di loro un'aria malefica che nuoce a tutti. Oh, com'è ben diversa la santità dell'anima che vive nel volere divino. Queste anime sono il sorriso di Gesù, sono lontane da tutti, anche dallo stesso direttore spirituale. Solo Gesù è tutto per loro, sicché nessuno si cruccia per loro. L'aria benefica che posseggono imbalsama tutti, sono l'ordine e l'armonia di tutti. Gesù, geloso di queste anime, si fa attore e spettatore di ciò che fanno. Neppure hanno un palpito, un respiro, un pensiero che lui non regoli e domini. Gesù tiene quest'anima tanto assorbita nel divino volere che a stento può ricordarsi che vive nell'esilio. Nel vivere questa meravigliosa vita divina, nelle sue effusioni verso il suo Gesù, Luisa così si esprime: «Mio Gesù, se mi fosse possibile, vorrei darti il bacio di tutte le creature, così contenterei il tuo amore col portarle tutte a te». In realtà quello che abbiamo letto erano le ultime considerazioni di Luisa, prese da ieri, e adesso solo quest'ultima parte, che a questo punto, prolungando un po' il testo, la leggiamo, sono le parole del volume 11, 24 agosto 1915. Dice, e Gesù risponde a Luisa: figlia mia, se vuoi darmi il bacio di tutti, baciami nella mia volontà, perché la mia volontà, contenendo la virtù creatrice, contiene la potenza di moltiplicare un atto di tanti atti per quanti ne vogliono, e così mi darai il contento come se tutti mi baciassero, e tu avrai il merito come se da tutti mi avessi fatto baciare. E tutte le creature ne avranno gli effetti a seconda delle proprie disposizioni. Così, figlia mia, se tu desideri amarmi per tutti, il tuo amore scorrerà nella mia volontà, e se lo farai in essa, riempiendo la mia volontà il cielo e la terra, mi sentirò ripetere il tuo ti amo in cielo, intorno a me, dentro di me, in terra, e da tutti i punti si moltiplicherà per quanti atti può fare la mia volontà. Quindi può darmi la soddisfazione dell'amore di tutti, perché la creatura è limitata ed è finita, mentre la mia volontà è immensa e infinita.
Come si possono spiegare quelle parole dette da me nel creare l'uomo? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza? Come mai la creatura tanto inabile poteva rassomigliarmi ed essere mia immagine? Solo nella mia volontà poteva giungere a questo, poiché facendo la sua viene ad operare alla divina. E con la ripetizione di questi atti divini viene ad assomigliarsi a me, a rendersi mia perfetta immagine. Succede come al fanciullo che col ripetere gli atti che vede del maestro gli assomiglia, sicché la sola cosa che fa rassomigliare la creatura a me è la mia volontà. Perciò ho tanto interesse che la creatura, facendo la sua, compia il vero scopo per cui è stata creata. Io penso che dovrò in qualche modo fare in modo di rendere pubblico questo passaggio, delle parole di Luisa, perché ha fatto letteralmente una lectio magistralis sulle false forme di santità. Proprio non di chi è lontano dall'amore di Dio, come la Madonna in qualche apparizione dice, no? Non dei pagani peccatori o di quelli che sono lontani, ma dei falsi vicini, di cui purtroppo le nostre chiese sono colme, sono strapiene. E anche delle anime che magari sinceramente vorrebbero intraprendere una vita santa e devota. Io ho avuto un momento, insomma, in cui ho avuto un sussulto, perché ne sono testimone, insomma, lo dico davanti a Dio, che di tutte le cose, sillaba per sillaba che abbiamo ascoltato, ne ho constatato amplissima rassegna nelle anime. E sembra un po' di vedete anche qui, una specie di eco, chiaramente aggiornato e approfondito, di quei passaggi del Trattato della Vera Devozione dove San Luigi parla delle vere e delle false devozioni a Maria. La devozione ipocrita, la devozione formale, esteriore, la devozione interessata, eccetera, eccetera, no? E qui ci sono le macchiette della santità, che sono quelle che servono ad aumentare il tasso di ateismo circolante, perché chi vede queste macchiette ne resta evidentemente anche colpevolmente, per carità, scandalizzato, colpevolmente perché va cercando pretesti di vario genere, però certamente trova degli assist in queste persone non indifferenti. Come si esce da questo labirinto? Ah, da questo labirinto si esce, chiunque ascolterà queste parole ci si ritroverà, deve fare un bel atto di umiltà, un bel mea culpa, deve lasciarsi completamente denudare. Che significa denudare? Quando noi ci denudiamo, vediamo se si dovesse denudare in pubblico, a meno che non è un pervertito come molti rappresentanti del mondo contemporaneo, si vergognerebbe come un ladro, d'accordo? Non è certamente un'operazione, ma noi davanti a Dio siamo nudi. E se Dio vede queste cose, noi queste cose dobbiamo rivestirci, come dice la Sacra Scrittura, della tua vergognosa nudità. Si legge nel libro dell'Apocalisse, questa è una delle lettere alle sette chiese. E non possiamo continuare ad andare avanti così. Non possiamo. Allora, ripassiamo in rassegna le false santità. Innanzitutto in termini generali, opere buone e sacramenti che sono da piangersi e da ripararsi. Cioè uno a fare confessione a messa, a fare comunione quotidiana, magari sta tutto tranquillo, cioè, oh, ma che bella cosa che ho fatto, divento santo. No, no, è da piangersi una cosa del genere. E da riparare. Cioè ci deve essere qualcuno che ripara a quelle cose quando sono fatte malamente. Non è molto difficile individuare, no? Qui fa, da dove si vede? Sacramenti o pratiche di pietà? Passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti, a seminare discordie ed altro. Vanno a messa, fanno la comunione, escono frettolosamente, la prima amichetta che incontrano, o hai visto il prete che ha fatto, o sai quello che è successo, o sai quella com'era vestita? 2 minuti. E sono cose fatte con una leggerezza assolutamente estrema. Com'è disonorante questa specie di santità? Questo
quell'altra. Io non ho paura di confessare, perché tutti quanti siamo in cammino, che nella mia crescita spirituale ci sono stati periodi in cui ciascuno di questi difetti sono stati presenti, questo più degli altri, non ho nessuna difficoltà a confessarlo. Altri la mettono nell'andare in chiesa, nell'assistere a tutte le funzioni, nel fare tutte le preghiere. Uno si fa un bel piano di vita e c'ha davanti: io oggi devo fare la meditazione, devo celebrare la messa, devo fare quattro rosari, devo fare la lettura spirituale, devo fare il breviario, eccetera, eccetera. C'è un modo malsano di fare tutto questo qua, cioè nel senso che tu ti metti davanti a questo qua e questo diventa, come dire, l'assoluto della tua giornata. E tu praticamente non, calpesti tutto e tutti, non fa niente la carità, una persona c'ha bisogno di te, no, devo fare questo, no. È così. Convinto, tra l'altro, in buona fede, che questa sia la volontà di Dio, perché il tuo programma di vita, il programma spirituale di vita si deve realizzare, costi quello che costi. Attenzione a non fraintendere, il programma di vita bisogna farlo, d'accordo? E uno non può avere una vita interiore senza avere un minimo di regola di vita, ma bisogna vedere come di relazione a quello. Perché se tu hai fatto tutte le preghiere, tutte le volte, sei mangiato io tutto il prossimo, tutta la giornata, e hai mancato 3.000 volte la carità, ma che ci stai fa il nostro Signore di quel programma di vita? Eseguito magari anche frettolosamente, perché troppo impegnativo, non ce la fai, e corri come un matto. Capite? Se vengono impedite, o se succede l'imprevisto, a qualcuno come fa il quarto rosario, succede la fine del mondo, si arrabbiano, oppure piangono. Oh, che tragedia, non ho potuto fare quell'ultima preghiera che mi mancava. Cosicché, se la loro santità se ne va per aria, se ne lamentano, disubbidiscono, questo tema della disubbidienza, e sono le piaghe delle famiglie. Attenzione, se sfasciano le famiglie queste cose qui. Io parlo perché so, perché se una persona non c'ha il discernimento, per esempio, supponiamo che una persona sia sposata, e o lui o lei, per una serie di circostanze, hanno un desiderio di maggiore perfezione, quindi intraprendono un cammino, e non lo fanno col cervello, sfasciano la famiglia, perché quello che l'altro non gli sta dietro, non lo segue, comincia a pensare che fuori di testa, vede fare delle cose astruse, eccessive, e delle persone che non esistono più, stanno tutti i giorni con il rosario in mano, oppure stanno rinchiuse in camera, cioè in maniera eccessiva. Non è che una persona che è sposata non possa avere vita devota, per carità, questo è chiarissimo fin dai tempi di San Francesco di Sales, però è evidente che deve avere equilibrio e discernimento. Non può mettersi a pregare 6 ore al giorno se il marito, se ha la moglie, o la moglie se il marito è lontano, non condivide, perché il matrimonio si sfascerà, quello chiama 113, è evidente questo qui, no? Cioè, in caso estremo, noi non siamo come i testimoni di Geova, noi cattolici. Cioè, io voglio andare a messa tutti i giorni, bisogna vedere se puoi. Perché se tu andi a messa tutti i giorni, non c'è un orario possibile, e tuo marito fa il diavolo a 4 perché va a messa la sera e quando torna a casa non trova la cena, ma qual è la volontà di Dio secondo te? Perché vuole fare la divina volontà. Io ho molti dubbi che sia andare a messa, personalmente. Molti. Perché andare a messa in un giorno feriale, cioè, perché la messa, noi sappiamo, è la cosa più grande che esiste nell'universo. Io non ci potrei campare senza una messa. Ma in questo mondo è sempre un mezzo di santificazione, il più grande che esiste. In assoluto, non esiste nulla. È anche il momento di massimo contatto con tutto quello che vogliamo. Ma non è il fine. Il fine è la volontà di Dio. Uno dei passi travisati da parte di Luisa, ma bellissimo, e quando Gesù spiega, adesso non mi ricordo lo scritto, tanto ci arriveremo, che quando dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, sapete che la gente comune, ed è vero questo qui, dice le cose necessarie alla vita, al fabbisogno materiale, questo c'è. Quando c'erano i cristiani più credenti, tipo i padri della Chiesa, dicevano ma no, il pane quotidiano è l'Eucaristia, noi non possiamo vivere senza l'Eucaristia. Certamente. Ma Gesù dice che ancora sopra questo, fare quotidiano è fare la volontà di Dio, fare la divina volontà. E questo lo dice lui nel Vangelo di San Giovanni. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, al termine del discorso con la Samaritana. Giovanni 4. Il mio cibo non è fare la comunione. Per carità, anche qui intendiamoci,
chi può andare a messa tutti i giorni, può fare la comunione tutti i giorni, vada, perché la cosa, e lo faccia bene, perché è la cosa più santificante che esiste, d'accordo? Ma se le circostanze oggettive ti fanno capire che il volere di Dio non te lo permette, è evidente che non lo devi fare. Non parliamo poi delle direzioni spirituali minute e delle confessioni frequenti causate semplicemente dai propri vuoti, dalle proprie debolezze, dalle forme di malsano attaccamento ai direttori spirituali. Parlo solo di malsano attaccamento, quindi non faccio neanche riferimento ad altro, che potrebbe anche esserci altro. Non voglio sporcare una meditazione facendo riferimento a brutti episodi possibili. Chi ha il cervello, ecco, ci arriverà e li capisca. Ma già un malsano attaccamento, che una persona si appiccica e comincia a importunare in continuazione il direttore spirituale, o perché arriva, o perché sta sempre confessionale, o perché chiede 30.000 colloqui, o perché adesso con gli strumenti nuovi comincia a fare 300 messaggi al giorno, al minuto, e per tutte le cose che devo fare, che non devo fare. Dico, ma che cos'è sta roba qui? Cioè, è evidente che una cosa di questo genere è un disordine oggettivo, no? La prima cosa che dice Luisa: nel volere divino le virtù prendono posto nell'ordine divino, ordine divino, invece fuori di esse stanno nell'ordine umano, stima propria, vanagloria, passioni. C'è un disordine oggettivo. Non è possibile che Dio voglia che tu abbia una tale dipendenza nei confronti di un essere umano che, per quanto santo, per quanto ministro di Dio, cioè per carità, ente la grazia di Stato, e forse anche capace di fare la direzione spirituale, ma un essere umano. Ed è cruda, però molto vera, l'immagine del pallone gonfio. Chi non fa il pallone gonfio, riferimento, noi usiamo dire pallone gonfiato quando uno è super superbo, no? Qui fa pallone, diventa pallone gonfio, nel senso che la santità è fumo, è aria. Se fai un piccolo buco, e qual è? Fai gli esempi, una piccola umiliazione. Ah, poi questo ve lo dico per esperienza, eh? Quello fa le preferenze. Ha dato quella, ha fatto fare quella cosa a quelle, a me no. Ha parlato con quelle e con me no. Ha scritto a quelle, a me no. Ecco qua. Fine di tutta quanta la santità, crisi, isterismi, cose, impicci, imbrogli, fine del mondo, d'accordo? Manco se uno avesse fatto una profanazione in chiesa, cioè messe di riparazione per un peccato del genere, capite? Pazzesco. Poi, spie della falsa santità, sono portate alla mestizia, cioè il ritratto della tristezza dipinto sugli occhi. Non si sanno godere le cose belle, cioè, nella divina volontà. Una cosa così bella è che si impara a godere di ti amo di Dio, perché Dio ci ha fatto per questo. Certo che stiamo adesso nel peccato originale, che quindi c'è il fiat redimente, quindi c'è la croce necessaria, c'è la penitenza necessaria da fare, ma non c'è solo quella. Così come la santità non è averci il muso lungo fino ai piedi, perché devo fare tante preghiere, devo fare tante penitenze, dobbiamo soffrire perché stanno tanti peccati. Cioè, per carità, io sto caricando, no? Queste dimensioni sono verissime. La Madonna piange, la Madonna Fatima ha raccomandato la preghiera e la penitenza per la conversione dei peccatori, ma è sempre il modo, capite? Quindi, portate la mestizia, vivono sempre nel dubbio di tutto. Dubbio se Dio ti vuole bene o dubbio se Dio non ti vuole bene. Dubbio nei confronti di altre persone. Questo che pensa, questo che non pensa, è falso, non è reale, è autentico, è quella. Dubbi su quello che vivono, d'accordo? Sto facendo bene, sto facendo male. E quindi che vorrebbero, sapete, tante volte, un direttore per loro che in ogni piccola cosa li consigli, cioè tra poco gli dia anche l'obbedienza di andare ad espletare le umane funzioni fisiologiche, vai per obbedienza perché è l'ora di farlo. Cioè, io sto scherzando, sto caricando, ma mi sono capito, che devo fare? Dice, che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Cioè, a un certo punto mi viene in mente l'episodio biblico di quando erano andati con Naaman il Siro, cioè a farsi guarire dalla lebbra da Eliseo. Eliseo, che era un profeta, questo gli porta quello che c'era la lebbra, e dice: ma che vuoi? Ma sono forse Dio io, che te posso fare?
che gliela guarisco io la lebbra? Io posso, vatti a fare un bagnetto nel Giordano e vedi se te guarisce il nostro Signore, io che te faccio? E quello è andato nel Giordano, il nostro Signore l'ha guarito, ma l'ha guarito mica Eliseo. Pure Eliseo si è sgonfiato, ha detto, senti un po', ma che so, chi, cioè, che me tratti, che non so mica Padre Eterno, che ne so quello che devi fare, cioè, non lo so. Guardate che qui dice, vorrei le lacrime di Gesù per piangere insieme con lui su queste santità false. Evidentemente che Gesù non sorride di queste cose, è molto offeso, è molto, come dire, contrariato, sofferente. Ecco. Io spero, insomma, che chiunque ascolterà queste cose, che si trova con queste problematiche, magari ne resti santamente scosso, no? Ecco, è una santità apparente, c'hanno momenti in cui si gonfiano, come dice qui, i palloni si gonfiano, quindi, e cominciano e volano. Io mentre parlo di queste cose, chiaramente mi scorre davanti alla mente il mio vissuto, dice, e gli stessi direttori ne restano ammirati. Io mi ricordo di aver vissuto di questa sera, mappa, oh, questo, ma mappa come sta andando alla grande, puffete, cioè, visto, sembra i cartoni animati di Anna e Barbera, no? Che parte l'aereo, vum, dopo che spegne il motore, boom, e cade immediatamente, proprio istantaneo, va vum, vum, cioè, ecco. Altra spia di queste anime, impressionante. Attenzione, questa è una spia quasi da nessuna di esse ammessa, neanche quando è così macroscopica. Hai visto quando Gesù dice, cioè, c'è la trave davanti agli occhi, ma come che proprio se ci sfracelli contro, non c'è. Qual è? La gelosia. Tarlo di questi palloni che rodendoli, li rode il bene che fanno, li tira per l'aria. E che succede? Quando la gelosia esplode, perché questi abbozzano, ingoiano, fanno finta di non essere gelosi, dopo un certo punto schioppano, come si dice, brum, pacca capitombolo, imbrattati di terra. E qui è impressionante, qui dopo veramente, quale santità c'era in questo pallone? Amor proprio, risentimento, passioni, diventati zimbelli e trastulli del demonio. E di tutta la loro supposta santità non si trova altro che una massa di difetti, apparentemente mascherati di virtù. Veramente impressionante. Solo Gesù sa i mali peggiori di questa santità falsa, di questa vita devota, senza fondamento, perché appoggiata sulla falsa pietà. Sono parole terribili queste qui. Queste false santità sono le vite spirituali senza frutto, sterili, che fanno piangere chissà quanto, aggiunge il mio amabile Gesù. Cioè queste anime si illudono, ah Gesù quanto mi vuole bene, chi lo sa, forse un giorno o l'altro mi rapirà anche in estasi, perché sarà... Ma Gesù sta piangendo addolorato, che dice, ma guarda queste, i disastri che sta combinando. Non lo dirà mai perché è pieno di carità, ma lo pensa. Cercherà di farcela arrivare da sole queste povere anime. Sono parole molto forti, io non conoscevo questo scritto. Il malumore della società, il cruccio degli stessi direttori, questo ve lo dico proprio io, la sofferenza che perché queste anime di questo genere sono cieche, sono. Non c'è verso di fargliele capire queste cose qui. Salvo qualche rara eccezione. E c'è il pericolo che sfascino le famiglie, il cruccio delle famiglie. Impressionante, brutta, bruttissima anche quest'ultima frase. Oh, io non cioè, se non avessi letta, cioè avrei scrupolo a dirlo anche se sei in pubblico. Portano un'aria malefica. Malefica significa etimologicamente malum facere, cioè che fa male, che te guasta solo che la respiri, che nuoce a tutti. Chiudiamo in bellezza, perché dopo c'è prima la parte negativa. Cioè, come un'anima che viene di involere. Sono il sorriso di Gesù.
sono lontane da tutte, anche dallo stesso direttore spirituale. Attenzione a capire bene, queste non sono anime di ghiaccio o anime come le correnti greche dello stoicismo o della talassia, cioè che me ne infischio di tutti, e andate tutti quanti, non, adesso non posso dire dove, e io mi faccio gli affari miei e non mi filo nessuno, assolutamente, capite? È un distacco interiore, che non significa non amore, ma significa amore anche immenso, ma amore santo, d'accordo? Perché amore distaccato. Cioè, io col direttore spirituale ci parlo quando ne ho bisogno, ma ci parlo moderatamente, santamente, per cose importanti, e soprattutto l'ascolto, che se mi dice da fare una cosa, che ci parlo a fare se non l'ascolto? Se vado a lui e chiedo un parere, chiedo un consiglio, anche se non ho fatto voti di obbedienza o cose di questo genere, ma se mi dice una cosa, io quella cosa la faccio, punto e basta. Se mi dà un'indicazione, io a quella cosa mi attengo, punto e basta. Se non ho la possibilità immediata di contattarlo, ma affido alla divina volontà, perché non è un assoluto, d'accordo? E cerco nella preghiera e nel discernimento, con cautela, di raccapezzarmi qualcosa e di vedere quello che la divina volontà nell'istante presente mi suggerisce. Poi, se mi sono sbagliato, quando incontrerò il padre spirituale gliene parlerò, e la prossima volta andrà meglio. Questo perché? Perché il motivo del loro agire non è cercare l'approvazione, cercare una gratificazione, cercare un affetto, cercare se stessi, questo è l'amor proprio che esce fuori dal pallone gonfiato. Ma Gesù veramente, non a chiacchiere, d'accordo? E queste cominciano a diffondere alla muta, senza mettere i manifesti, eccomi, sono arrivato io, l'area benefica. E mettono ordine. E mettono armonia, cioè, si vedono queste anime belle, si vedono anche nelle relazioni che hanno, nel modo, nel tratto, nel modo di comportarsi, no? Ecco. Gesù è geloso di queste anime, chiaramente in senso buono e in senso soprannaturale, perché le ama profondamente e non vuole che il loro cuore sia disordinatamente attaccato a nient'altro che non sia lui. In questo senso è geloso, non vuole. E si fa attore e spettatore di ciò che fanno. Queste anime non hanno nemmeno un palpito, un respiro, un pensiero che lui o lei, per chi preferisce, non regoli e domini. Cioè, l'intento di queste anime è di essere e rimanere assorbite nel divino volere. Dice addirittura che a stento si ricordano che si vive nell'esilio. Canto che abbiamo ascoltato all'inizio della meditazione, che quando ti dice come in cielo così in terra, cioè la vita nella divina volontà è il cielo sulla terra, cioè si vive come in cielo. Non ci avevo mai pensato bene a questa espressione, è stato un attimo, non riesco neanche a esprimerla tanto bene a parole, no? Poi è bellissimo queste cose che dobbiamo fare, quindi un'anima che ama Gesù si bacia Gesù. Se non possiamo baciare Gesù, perché chiaramente a noi non ci appare, uno prende un bel crocifisso, non c'è nessun problema, no? Mi pare di averlo anche detto in un'altra meditazione. Ti bacio nella divina volontà. Oh, tu gli hai portato il bacio di tutti quanti le creature, di tutti gli uomini, di tutti quanti i tempi, e il merito, cioè tutti i baci. Guardate che dare un bacio al crocifisso, non ci pensa quasi nessuno, è un'opera meritoria, eh? Perché è un atto d'amore a Gesù, è un atto di carità. Ti amo nella divina volontà. Così gli ha portato l'atto d'amore di tutte quante le creature dell'universo. Ecco, quindi. E ricordiamo soltanto una cosa, e concludiamo l'ultima parte di ciò che Gesù diceva: la somiglianza con Dio si raggiunge solo nella divina volontà, non in altre maniere. Poiché, bellissima questa espressione, facendo nostra la divina volontà, cominciamo ad operare. Oh, questo è Gesù, bellissima, alla divina, operare alla divina, così cominciamo a, prima del silenzio, ecco, a identificare il proposito. Questa frase sarebbe da impararsela a memoria e ricordarsela. Sto operando alla umana, operando alla divina. Bene, piccola pausa di silenzio e poi concludiamo la meditazione.
O Divina Maria, il tuo grande San Luigi smascherò le tante forme di falsa devozione a te. Ecco, e oggi la Divina Volontà ci ha consentito di smascherare, identificare in maniera molto cruda, ecco, ma anche molto vera, tante forme caricate, false di santità, che sono causa di lacrime a te e a Gesù. Io ti chiedo per me e per tutti coloro che ascolteranno, con la grazia della conversione, dell'umiltà del cuore, della sincerità, perché se ci fosse anche solo mezza ombra di tutte le cose che abbiamo meditato e ascoltato, possiamo immediatamente toglierli ed entrare in questa santità divina e nascosta, che è appunto la Divina Volontà. Ad immagine tua, pensando sempre a te, ecco, che sotto le apparenze di una vita comune ma intrisa, ecco, di virtù divine, la tua gioia, il tuo amore, la tua dolcezza, la tua pace, ecco, nell'intimo del cuore era continuamente in atto, in fibrillazione costante, occupata, ecco, nel fonderti con i divini voleri in tutto e per tutto, assecondarli, farli tuoi, offrirli e viverli. Questo noi desideriamo, questo noi ti chiediamo. A proposito di questo giorno, possiamo tranquillamente ricordare la frase «operare alla divina». Ecco, e chiaramente confrontandola in negativo con tutto quello che abbiamo visto, che è operare alla pseudo divino, ma l'umano è un umano che, appunto perché mascherato di divino, tanto è difficilmente individuabile e altrettanto fa soffrire i cuori di Gesù e di Maria. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Divina Volontà, vieni in me e rendimi somigliante a Dio. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza,
e nel nome dello Spirito Santo comandi di impedire nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchito ed abbellito di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le ricevi tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con tutte queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.